Qualcuno lo dovevo dare, no! Ah, ma c'è esattamente questo perché è una ragazzina! Mamma, vedete che schiaffo, Nando! E chi sarà mai stonando, Carnera? Se sei deciso a scegliere! Ah, no, non sei nessuno! 8 anni fa ti ho menato! Questo era il nostro quartiere. Qui avevamo le nostre ragazze e qui avevamo il nostro lavoro. Chi ne aveva una di ragazze e chi, beato lui, ne aveva 2 o 3. Sta fermo, Carnera! Signore, io con questo non ci voglio avere a che fare! Ma che è cattivo! Anche di mestieri se ne aveva più d'uno. Che vai a far cinema? Beato te, in mezzo a tutte quelle pupe. Mestieri da belli, naturalmente. Da fataloni. Al Verde Nilo passavamo le nostre domeniche. Che sambe! Quanto a Franco, beato lui. Odè, ti piace? E mica è brutta. Lo so, a voi uomini piacciono i tipi così. Beh, io c'ho un altro pensiero, tu lo sai. Senta, se glielo do sto bacio, la smette poi? Certo. Baci, avventure, ma non sempre filava tutto liscio. Non si poteva mai stare in pace. Me li sono tagliati tutti! Ma non fa sciocchezze, aspetta! Ferma, Tatiana! Mi voglio portare via tutti i grilli! Che... Sì. Perché piangi? Non piango. Ma io così? Meglio così. A me fa l'eco adesso. Vattene, fammi piacere, vattene. E anche fra amici... Che tenerezze! In galera non te ci rimanno, piuttosto t'ammazzo! Ma la domenica si tornava a ballare. Vi racconteremo tutto di noi, i nostri sentimenti migliori e anche i peggiori, i nostri litigi e i nostri amori, tutto, tutto di Franco e Adriana, di Cesare e Ines, di Otello e Marisa, di Nando e la fumettara, di Marcella e di Luciano e del simpatico Gnappetta, gli innamorati del nostro quartiere che vi sedurranno con la loro giovinezza, vi commuoveranno con la loro umanità e vi travolgeranno con l'allegria delle loro storie. Ma veniteci a vedere. Thank you.